Buon salve amici pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, oggi continuiamo il nostro capitolo, oggi è giovedì e spero veramente tanto che stasera aggiorneranno il capitolo nuovo, perché qua siamo quasi alla fine, insomma siamo riusciti a essere più o meno precisi. Io non posso ancora fare la fine di questo cavolo di capitolo con la fiducia della fata massima, perché non ce l'ho ancora fatta e mi serviranno ancora un paio di giorni per raggiungerla. Ragazzi, siamo pronti ad andare nel campo di allenamento e continuare la nostra pratica di incantesimi. Cosa è successo finora? Ve lo dico subito, ci vuole veramente poco per fare un leggero riassunto per chi di voi magari si sta perdendo. Oh, c'è Chiara! Oh mio, sono felicissimo. Perdendo i video scorsi, in pratica, che succede? Succede che nel capitolo precedente finalmente siamo riusciti a ottenere il capitolo. C'è un sacco di gente che ci vuole parlare. Il quadro della sala, che la Rakepig ci ha preso subito, immediatamente le abbiamo detto: ehi, guarda, Rakepig, abbiamo il dipinto. Sì, mio, ciao, ciao. Ci ha fatto addestrare per combattere i draghi. Non si sa dov'è che l'ha visti, probabilmente si è fumata qualcosa. Proprio veramente non capisco, in quel quadro si vedeva a malapena tipo una persona e del verde, forse ha visto l'alto fuoco, forse si è confusa con Game of Thrones, non lo so ragazzi, non lo so. Comunque sia, abbiamo passato il capitolo precedente a allenarci per dei quadri, ora stiamo allenando merdula e cose, insomma, l'ultima volta abbiamo combattuto con Torvus, boh, staremo a vedere. Qualcun altro ha visto un'aquila volare durante la mia ultima lezione? Vabbè, dai, che te frega dell'aquila? Cioè, sarà stato l'amico lì, questo Talbot. Ultimamente sei più difficile da rintracciare di quanto lo sia io, Rocky. Non mi sto nascondendo, no, 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 assolutamente. Borf ti saluta. Oh, che dolce! Chi si ricorda il piccolo cucciolino di lupo cane Borf? Che non ho mai capito se dovrebbe essere Borf, se non mi ricordo male, e correggetemi se sbaglio. Borf dovrebbe essere un incrocio tra un lupo e un lupo mannaro in forma di lupo mannaro. Cioè, tipo, si sono accoppiati ed è uscito Borf. Dovrebbe essere così, vero? E se non erro, Borf non torna in forma umana, essendo una specie di incrocio tra cane, cioè tra lupo e lupo mannaro. L'avevano spiegato su Hogwarts Mystery quando c'era quel capitolo, ma non mi ricordo, ovviamente. Ma ragazzi, non perdiamo altro tempo e ora Merdula e Bill insieme. Fatemi capire, voi due state passando del tempo insieme di proposito? No, Bill, non è di proposito, cioè mi sta obbligando Hogwarts Mystery, non io, fidati. Mi sa che mi sono perso un incontro degli apprendisti spezza incantesimi. Non sto capendo, perché dovrei difendere o esporre Merdula? Cioè, non ha senso questo dialogo. Ragazzi, mi sono perso qualcosa? Cioè, veramente, non ha senso. Cioè, io la difendo perché... Boh. Non capisco. Forse nel senso per non far capire a Bill che noi stiamo facendo cose tra di lui? Boh. Mi conosci, Bill. Mi piace prepararmi come si deve prima di entrare in una sala maledetta. E tutto questo non c'entra niente con il... Boh. Ah, Merdula ha deciso di aiutarmi a fare esercizio. Ma veramente siamo noi che le stiamo facendo esercizio? Quindi no? Già, dato che sono una strega potente, sto supervisionando il lavoro di Balboa. Ragazzi, io ho paura. Non vorrei che alla fine di questo capitolo, se continuiamo a usare questo metodo, lei si montasse la testa e insomma facesse cose tipo mlamlamla, si monta gli occhi tipo Balboa, sì ti odio ma senza di te speriamo di no perché ragazzi non ce la potrei fare. Esatto! Non ci crede, lui non sta credendo a quel che sente. D'accordo, se lo dici tu, non ci crede per niente ragazzi. E allora, perché mi ha chiesto di partecipare a questa parte dell'allenamento? Perché non la sopporto più, non ne posso più, volevo salvarmi? Vogliamo far pratica del lancio di incantesimi. E... cosa? Perché
Passiamo dal duellare con un centauro a dei semplici incantesimi. Che noia! Merdula, ti sei appena tradita, lo sai, vero? Sapevo che l'avresti detto, ed è per questo che Bill è qui, per fare da arbitro. Non ho capito, le passo mio marito. Hai intenzione di fare una gara di incantesimi? E come funzionerebbe? Sì, vorrei saperlo anch'io. Prima di tutto, Merdulei e io lanceremo incantesimi contro il fantoccio. Ok. Poi, a seconda di come siamo andati, tu deciderai chi di noi è il mago o la strega più potente. Ok. Mi sembra una cosa un po' arbitraria. Non so se voglio essere coinvolto. Arbitrario davvero? Dipende, se il fantoccio viene distrutto da una delle due persone, allora ok, può avere un senso. Ma se rimangono in piedi, magari boh, chi riesce a buttarlo più indietro o a danneggiarlo di più, può aver senso in effetti, dai. Troppo tardi, mi piace che la sfida abbia inizio. Chissà se ora ci serve energia oppure è un modo di un duello. È un modo di duello, 3 ore di energia, ragazzi. E vabbè dai, facciamo queste 3 ore di energia che male non ci faccia, non ci fa. La posizione non è molto importante, ma ti mostrerò comunque la mia. E la posizione in realtà è tutto. Hai iniziato prima che decidessi di essere pronto, Merdula. Vabbè, cosa cambia? Tanto le devi fare un tot incantesimi a testa, cioè. Siete entrambi bravissimi, non riesco a decidere. Beh, abbiamo appena iniziato, cioè. Sono un arbitro e un giudice, non ne sono sicuro, tecnicamente è la stessa cosa. Guarda e impara, Balboa. Sei un osso duro, Merdula, ma non c'è contro cosa. Vabbè. Sto vincendo, ne sono certa. Bill, stai guardando? Distrarre l'avversario? E va bene, chiuderò un occhio. Bill, ma sei una mercoledì, cioè, sei una. Che cavolo, non si fa? Guarda un po' che si sta pavoneggiando. Sicuramente Merdula, io no di certo, io sono bravo da solo, cioè tipo non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno. Urlare delle formule non le rende più potenti. Vabbè, ma lasciala fare come vuole, cioè. Urlerò le mie formule, che ti piaccia o no? Hanno fatto un dialogo che c'entra uno con l'altro, wow. Questo l'abbiamo già letto, ragazzi. La posizione. Questa l'abbiamo già letto, ragazzi. Mi sa che ora abbiamo finito le cose nuove. Vediamo un po'. Sì, mi sa che abbiamo. Però non ho quasi toccato i manichini. Energia gratuita che vi è offerta dalla mod trovata su ilpixelmatto.it. Andate a cercarlo. Hai visto, Bill? Un centro perfetto. Mi sa che tutto il resto l'abbiamo già fatto. Quindi, insomma, vi salterò quel che mancava. Ed eccoci tornati. Abbiamo fatto tutte le 5 stelline molto carine e coccolose. Ah. Raccogliamole completamente, eccoci qua. Allora, ragazzi, e la vittoria della gara di incantesimi va a rullo di tamburi. Entrambi! Ma sei una merda, Bill, cioè veramente. Sciocchezze, ho vinto io. E chi lo dice? Bill, se facesse il suo lavoro come si deve. Ha detto che è un pareggio. Certo che sei proprio impossibile, Merdula. È proprio una Merdula, eh. Cioè, veramente, le basi. Ecco, lo sapevo. Ci vediamo dopo. Io me ne vado. Ragazzi, io ho un problema, cioè, nel senso, ci stiamo attaccando come due piccioncini. Ragazzi, questo capitolo lo sto odiando, lo sto odiando. Forse non avrei dovuto mettere Bill in una situazione tanto spinosa. Allora, diciamo che ho vinto. Comunque sia, ti fa onore. Cosa? Mi fa onore cosa? In che senso? Il tuo addestramento non dovrebbe servire a rendermi più sicura di me nell'affrontare la sala maledetta? Effettivamente. Forse ti ho reso anche troppo sicura di te. Senti, è il mio modo strano di dirti grazie. Va bene, Balboa? Mi sento più preparata a entrare nella mia prima sala maledetta. Qualcosa di buono. Cioè, Berduna ci ha detto grazie, cavolo. Ma potremmo entrambi prepararci ulteriormente. Non ci si allena mai abbastanza per gli imprevisti.
Va bene, ma ora basta con i miei allenamenti. Adesso sarò io a allenare te. Vabbè, cioè è inutile dire neanche per sogno, perché tanto la storia è già fatta, quindi non cambierà nulla. Però, insomma, in effetti sono curioso di sapere quel che vuole Merdula. Ma certo, allenami. Vediamo cosa hai da offrirmi. Ti prego, non mi allenare nello stanzino, nello sgabuzzino, perché lì mi ci voglio allenare solo con Penny. E speriamo tanto che Merdura non ci provi veramente con me, perché ho paura. Se è una sfida, considerala accettata. Anche se forse te ne pentirai. E va bene, potresti almeno dire cosa hai architettato? Qualcosa che è senza perdono. Seguimi e lo scoprirai. Non ci vuole far imparare tipo Crucio o qualcosa del genere, vero? Ho molta, molta paura. Mi piace farti aspettare. Ti avviserò quando sono pronta, Balboa. Ragazzi, la noia pazzesca. Mamma, mamma, mamma. Ci vogliono 5 ore di attesa per questa cosa, ragazzi. Io, però, nel mentre, prima di terminare questa cosa, andrei velocemente a concludere questa parte. Cioè, o meglio, a accettare ancora un pochettino la fata. Perché, vedete, siamo quasi al livello in cui possiamo far mangiare la roba alla fatina, perché mangia, 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 ingrassa e non è mai felice. Questa cosa siamo a 341 su 383. Vediamo: 341, 352, 362, 372, 380. Non ci basta neanche il prossimo video di domani. Ragazzi, io speravo di domani concludere in tempo, ma se mi ricordo, io cioè, domani mattina faccio il nutrimento, quello a destra, quindi dovremmo riuscirci nel video di dopodomani, perlomeno, perlomeno, perlomeno. E ragazzi, prima di concludere il video, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate la lista desideri Amazon per potermi donare qualcosina. Vi ricordo che è giugno il mio compleanno, il 14 giugno, ragazzi, è il mio compleanno, quindi se volete farmi un piccolo regalino non sarebbe affatto male, io lo apprezzerei veramente tanto. E vediamo se riesco a concludere questo duello, che è l'ottavo duello che vinciamo. E nel caso di vittoria, ragazzi, dovrebbero darci cose belle. In realtà non so cosa, perché non so effettivamente cosa, perché non ho mai vinto 8 duelli di seguito, comunque 8 duelli con questo nuovo evento. Lo scopriremo ora che succede. E io ci vado di nuovo di aggressivo. Ragazzi, ci siamo quasi. Depulsiamo una seconda volta e se riesco a fare un terzo attacco, abbiamo anche vinto. Dite che sarà di nuovo aggressivo. Io ci provo, ragazzi, io ci provo. Ma vieni, ma vieni, ma come siamo bravi, facciamo un bellissimo Expelliarmus. Chissà cosa ci dà. Voi lo sapete, io no, perché non ho mai vinto tre cose in seguito. Comunque vi invito a lasciare un mi piace qua sotto al video. Ma cosa si... Ah, ecco, stavo per dire, cavolo, noi abbiamo vinto. Maristela, credo sia spagnola, infatti è brasiliana, brasileira. Mamma, mamma, mao, vediamo un po' che ci vinto. Cosa abbiamo vinto? Abbiamo vinto... Oh, da quinta, 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 quini... Ah, delle gemme. 10 gemme che non so cosa farmene. Ma, oh no, la prossima è 10. Che palle. Ah, e possiamo giocare subito, ma non lo faremo adesso. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, a lasciare un bel mi piace qua sotto. E vi ricordo che 2 video fa avevo detto cose su questo cappello. Quel video non ha ancora raggiunto i 75 mi piace, quindi non ho fatto nulla. E spero che a questo punto non raggiunga i 75 mi piace, perché altrimenti mi toccherà farlo in pochissimo tempo. E aiuto, aiuto, aiuto. Ragazzi, per oggi è tutto. Vi aspetto nel mio canale Telegram, I Pixelini, dove ci stiamo divertendo un sacco in questi giorni. Lo trovate qua sotto in descrizione. Per oggi è tutto. Fatto il misgatto. Mamao!